PM slitta di 24 ore, colpo di scena, il Premier Giuseppe Conte ha rinviato tutte le misure previste nel nuovo DPCM di 24 ore. L'entrata in vigore quindi scatterà alla mezzanotte tra giovedì e venerdì, questo per dare modo ad esercenti e cittadini di organizzarsi. Anche i veterinari faranno tamponi, i medici e i pediatri dovranno contribuire alla campagna di tamponi come previsto dall'accordo nazionale senza porre ostacoli, ma non solo. Zai ha annunciato che anche i veterinari potranno dare il loro contributo. Sono assolutamente in grado di farlo, ha sottolineato il governatore, e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. 2.436 nuovi positivi in 24 ore, 20 deceduti. Nelle ultime 24 ore il Veneto ha fatto registrare 2.436 nuovi positivi e 20 deceduti. Sul fronte dei ricoveri, in aumento di 74 in area non critica, di 7 nelle terapie intensive. Carichiamo 70 persone al giorno e cominciamo a sentire la pressione, spiega il presidente Luca Zaia. La situazione della cultura non è semplice, non è una situazione rosea quella della cultura anche nel nostro territorio, commenta l'assessore vice sindaco del capoluogo Roberto Tovo. Ma non molliamo, è il momento di reinventarci e trovare nuove modalità. Il settore è stato tra quelli che più di tutti ha rispettato le regole, ma capisco la necessità di bloccare la pandemia. 4 novembre, cerimonia ridotta, una festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate in edizione ridotta quest'anno alla luce dell'emergenza sanitaria. In piazza Vittorio Emanuele a Rovigo non sono comunque mancati inno nazionale e alza bandiera, oltre alla deposizione della corona in Gran Guardia. Amazon cerca lavoratori, è ancora aperta la campagna di reclutamento di Amazon per il centro di distribuzione di San Bellino, Castel Guglielmo. In particolare si cercano magazzinieri, anche giovani alla prima esperienza, ma non sono escluse anche figure professionali competenti nella logistica.